sera, come dicevo prima, beh, è la particolare, da un lato ovviamente ha un significato forte, perché è una giornata contro la violenza delle donne e contro i femminicidi. Abbiamo realizzato questo calendario e il ricavato andrà a sostegno di mia nonna, che ha preso lo spirito. Ed eccoci vicino. Ho voluto scegliere una storia particolare, cioè quella delle streghe della notte, che è la storia del 588esimo reggimento da bombardamento notturno che ha, come tutti i tedeschi, durante la seconda guerra mondiale. Ed è stato l'unico reggimento formato da tutte donne, sia per la loro emancipazione, proprio all'interno del loro esercito, perché ovviamente gli uomini, insomma, non erano così convinti che queste donne potessero farcela, ce l'hanno fatta egregiamente. E all'interno del calendario ci sono per ogni mese dei brevi racconti sulla storia di queste ragazze e ci sono delle immagini che sono dei disegni realizzati da mia figlia Sofia e da Francesca che hanno 17 anni e frequentano il liceo artistico a Ravenna. E loro hanno realizzato questi disegni in base alle fotografie originali del 1941-1942. E questo è il calendario dedicato a Nina Rosa, che ringraziamo per aver accettato, diciamo così, questo è una cosa giusta. E ringrazio tutti coloro che acquisteranno il calendario. Bravo. Ti anticipo che il direttivo, intanto che parlavamo e discutevate, ha deciso di acquistarne un po' di copie, quindi non andrete sicuramente a casa a mani vuote intanto. Ok, grazie ancora per il lavoro che avete fatto, per il sostegno e per tutta la vostra sensibilità per questo tempo. Ben trovato, per me oramai è divenuta una bellissima abitudine quella di essere qui in mezzo a voi a Pisignano, una serata che organizza da sempre l'associazione Francesca Fontana, il mio dovere dirlo. Da molti anni oramai, in quest'anno ho compiuto 10 anni, mentre Lina Rosa, che collabora con loro, ne ha compiuti 30 quest'anno. E come presidente, come vogliamo dire, è veramente strepitosa. Grazie Simona che ha fatto partire l'applauso. E ovviamente il patrocinio del Comune di Celia che non manca mai, che tra l'altro quest'anno secondo me ha veramente superato se stesso, perché c'è la mostra bellissima, diffusa anche per tutta Celia, se vogliamo anche vederla così, una mostra molto bella di cui poi parleremo con l'assessore Brunelli. Tra l'altro Maria Dell'Anno, rivista, criminologa, soprattutto scrittrice, come le ama definirsi, e lo è veramente, una grande scrittrice. Quando scrive, lei sa di fare ciò che per cui è nata, quindi da qui nasce questa sua passione di scrivere, e lo fa talmente bene che secondo me scrive meglio di quanto forse comunichi anche verbalmente, ma poi con gli occhi invece comunica tantissimo. Ed è importante anche la gestualità. Di due saggi all'attivo, due romanzi. Partiamo dal romanzo, che è questo, che poi vedrete credo anche in vendita qui presso il centro, Troppo Giusto, quindi sballato. Un romanzo che mette subito le cose in chiaro, vero Maria? Perché dico questo? Il romanzo, Troppo Giusto, quindi sbagliato, è un titolo già di per sé provocatorio, perché già dice che vuol far riflettere su qualcosa. Questo romanzo nasce indubbiamente da uno studio che ormai va avanti da diversi anni sulla violenza maschile contro le donne, che è nato proprio nel contesto di un master in criminologia, in cui ho avuto il privilegio di formarmi anche presso proprio Linea Rosa, presso il Centro di Violenza, Centro di Giustizia di Ferrara. Bene, questa esperienza mi ha davvero cambiato la vita, perché mi ha fatto indossare che la giudice Paola Di Nicola Travaglini chiama le lettere, che vuol dire guardare alla realtà in cui viviamo, guardare al mondo in cui viviamo, con una nuova consapevolezza, cioè la consapevolezza delle millenarie discriminazioni che le donne abbiamo dovuto subire e dell'artificialità dei ruoli che vengono attribuiti ancora oggi a uomini e donne. E allora perché un romanzo? Perché ovviamente la scrittura narrativa ha una capacità di arrivare anche a più persone rispetto alla scrittura saggistica. Questo romanzo è un romanzo giudiziario, oggi si procedeva al thriller, io amo definirlo una versione femminile dell'Avvocato Guerrieri di Giacomo Marofiglio, perché sento che ce n'era bisogno, una versione femminile dell'Avvocato Guerrieri,
Ebbene, appunto, è un romanzo giudiziario, un romanzo processuale che racconta appunto un processo in cui è imputata una donna che si chiama Linda Giraudo, che è accusata di aver ucciso suo marito. Lei in effetti l'ha ucciso con una coltellata, ma afferma di averlo fatto per legittima difesa, nel contesto di una sua aggressione all'esito di una vita di violenza, una vita matrimoniale in cui quest'uomo aveva sempre agito violenza nei confronti di sua moglie. La voce narrativa, quella della sua avvocata, Vittoria Ferri, che quindi racconta il processo e racconta tutti gli stereotipi, pregiudizi, le ambiguità che emergono e che vediamo emergere quotidianamente nelle aule dei tribunali, proprio perché è difficile in quel contesto che ci sia una formazione adeguata di tutti gli operatori della giustizia che consenta loro di capire cos'è veramente la violenza di genere, cos'è la violenza maschile contro le donne e soprattutto che consenta loro di capire che è un problema culturale e non solo legale. Quindi questa è la sfida, diciamo, che l'avvocata Vittoria Ferri intraprende con questo processo e per difendere la sua vittima, per difendere, io voglio dire, appunto, tutte le donne che hanno subito violenza. Che queste donne arrivano da storie di solitudine dove queste persone che dicono di amarle all'ennesima potenza creano attorno loro un vuoto. Proprio quello che accade, molto spesso le donne che subiscono violenze o maltrattamenti vengono proprio isolate non solo dal contesto amicale, lavorativo in primis, perché comunque diventa più semplice, diventa più facile poi avere il potere su questa donna, quindi essere la parte forte economicamente e quindi riuscire a gestirla di più, ma anche oltre alla parte amicale, familiare, cioè gli uomini sono in grado di isolare le loro compagne, le loro donne, proprio perché sanno che potrebbero trovare dei supporti da queste persone, da queste amicizie, da questi familiari nel percorso di uscita da una relazione violenta. Alessandra, il post pandemia e soprattutto come sta andando il trend delle donne che si rivolgono alla Linea Rosa? Sono sempre così tante? Che i numeri purtroppo sono nel trend uguale agli anni passati, quindi che cosa è successo? Che durante la pandemia abbiamo sì registrato un periodo di blackout, le donne non riuscivano a chiamarci, non riuscivano a venire in associazione. Subito dopo la riapertura le donne hanno chiesto aiuto e forse anche con una condizione di violenza più esacerbata, sì, perché il vivere all'interno delle mura domestiche con gli uomini continuamente 24 ore su 24 perché magari il lavoro non c'era, perché non si usciva eccetera, ha portato a degli episodi molto più ravvicinati di violenza. C'è una bellissima mostra, La parola che cura, che è stata inaugurata proprio una settimana fa più o meno ai magazzini del Sale, e poi c'è questa bella, io la chiamo mostra diffusa, che sono questi cuori che sono stati appesi di attività misacane. Poi c'è stato anche, sono state delle letture molto belle che arrivano proprio da scrivere vicino al monumento alle due ragazze cernesi che purtroppo hanno perso la vita per mano di uomini. E noi abbiamo chiamato questa rassegna La parola che cura, perché la parola può ferire ma può anche curare, e pensiamo che creare una rassegna degli eventi, mettere sempre l'attenzione rispetto alla parola, ai gesti in famiglia, nella scuola, sul lavoro, sia comunque un aiuto, no? Sia una possibilità diversa rispetto alle donne che vivono dei momenti difficili. In particolare quest'anno abbiamo, come dicevi Sabrina, inaugurato una mostra che è presso i nostri magazzini del Sale, ed è una mostra molto semplice, no? Sono attimi catturati in famiglia, per la strada, tra persone che si vogliono bene e si rispettano, cioè quindi è l'altra faccia della violenza. E sono atteggiamenti appunto positivi, di gentilezza, di benevolenza verso gli altri, e questa è una prima mostra
che tutti possono visitare, a cui tutti possono dare un senso. E poi abbiamo allestito il centro di Cervia con questi cuori, voi li vedete, Sandra e Paola. Ci sono 200 cuori che riportano il nome di 200 donne. In particolare come Maria è riuscita ad analizzare questo socio in maniera davvero superba, devo dirlo, perché è stata una ricerca precisa, puntuale, quasi un excursus su quello che è in 50 anni un po' le parole che vengono utilizzate nel mondo dei giornali dedicate alla violenza contro le donne. Quindi Maria, arriviamo a parole pregiudizi. Come nasce questo saggio? Lo so già un po' preannunciando, però soprattutto vogliamo toglierci, come dice il Presidente Bonaccini, dal tema cronaca nera e andare a quella che deve divenire una priorità politica. Questo per quanto riguarda le istituzioni. Invece noi giornalisti che cosa possiamo fare? Mi ci metto anch'io dentro. Giudizi nasce dalla volontà proprio di riflettere sulle parole, veramente come scrittrice le parole sono uno strumento di lavoro e le parole che vengono, già detto, utilizzate per le donne sono determinanti per come nel produrre l'interpretazione di questo fenomeno appunto noi riceviamo. Indubbiamente della violenza come assilo contro le donne, in particolare dei femminicidi, oggi il giornalismo parla molto, ma ne parla appunto perché la cronaca nera attira e soprattutto fa fare click. In questo libro ho voluto ovviamente riflettere anche sul senso, sull'evoluzione insomma, che i giornali hanno avuto, e sappiamo tutti che ovviamente con l'avvento della televisione prima e di internet poi, ovviamente i periodici hanno, i quotidiani hanno perso la loro funzione di dare la notizia quotidianamente, appunto nessuno di noi ha saputo dell'attentato alle Torri Gemelle leggendo il giornale il 12 di settembre, tutti l'abbiamo visto in televisione, al massimo l'abbiamo sentito in radio perché eravamo in macchina. Quindi indubbiamente la stampa ha perso questo ruolo di andare per prima la notizia. Perdendo questo ruolo ne ha voluto assumere un altro, ha voluto assumere il ruolo dell'intrattenimento e di conseguenza purtroppo ha cambiato molto il linguaggio con cui racconta determinati fenomeni e con cui racconta anche la violenza maschile contro le donne e le uccisioni, in particolare delle donne. È un linguaggio molto più accattivante, un linguaggio brillante si dice, cioè un linguaggio appunto che insegue l'attenzione. Oggi la soglia dell'attenzione si sa che è anche particolarmente per la lettura in internet e quindi il quotidiano deve tenere lì l'attenzione del lettore e della lettrice e lo fa appunto utilizzando un linguaggio estremamente, anche se vogliamo romanzato, ecco, tira fuori proprio l'intrattenimento della narrativa per attrarre l'attenzione del lettore e della lettrice. Quindi utilizza una serie di parole che però, una serie di parole, una serie di modalità di racconto che però purtroppo non sono coerenti, anzi sono molto controproducenti nella narrazione della violenza, perché utilizzare parole come raptus, come follia, come amore, amore malato, sono assolutamente negative e incoerenti con la narrazione invece che dovrebbe essere del femminicidio per comprendere ancora una volta quello che è la base culturale del fenomeno stesso. Una grande responsabilità di chi rappresenta la stampa, ma una altrettanta secondo me grande responsabilità, non è per scaricare da ridere, lo dico solo perché secondo me sono due parti che dovrebbero convivere, soprattutto colloquiare in maniera corretta, perché ripeto, a volte e spesso e volentieri il giornalista capisce dall'altra parte, fa interviste telefoniche, perché a volte è proprio così, soprattutto in periodo di pandemia non si poteva fare altrimenti, però capisce solo quello che gli fa comodo capire. Poi arriva la, diciamo, qualcuno che ti contesta la notizia, tu vai a riscrivere di nuovo, insomma si crea un giro, tutto un giro di notizie, quindi quelle sono pagine e giornali notiziabili. Chi ha un'altra grande responsabilità, secondo me, come dicevo prima, intorno al comunicato della regione dell'altro giorno del nostro presidente, ripeto, non è per fare una promozione politica della regione, ma dico solo che condivido pienamente quello che Bonaccini ha appunto dichiarato l'altro giorno. E la politica, secondo me, dovrebbe veramente iniziare a dire bene, partiamo dal punto zero e iniziamo a darci da fare, perché come diceva prima Alessandra, sia nell'intervista che poc'anzi, il problema non è tanto solo denunciare la problematica che la donna sta affrontando, ma è il poi. Poi che cosa faccio? Io denuncio e poi
Quindi forse anche dalla parte dell'informazione bisognerebbe iniziare a dire non solo quante donne sono state ammazzate da parte di mano di uomini, ma soprattutto dire quante donne sono riuscite a sopravvivere a questi uomini, ma soprattutto ad affermarsi e a farcela. Iniziamo a scrivere storie positive. Posso scegliere prima di tutto e noi possiamo fare qualcosa, cioè possiamo impegnarci per far sì che questo succeda ogni giorno e sia importante come messaggio da inviare a tutti, uomini e donne. Avete sentito? Oppure? Bravi, bravi. Grazie a tutti.